In ogni genere di disciplina, come è noto a tutti, esiste diversità di opinioni e di intenzioni. Non tutti infatti sono perfetti in tutto, sia per mancanza di zelo che di capacità. Vi sono dunque alcuni che entrano in questo porto, o meglio in questo mare, o forse in questo abisso, a causa della loro incapacità di dominare la lingua o della predisposizione del loro corpo alle passioni. Altri vi entrano perché, non avendo il controllo della propria collera, sono incapaci, poverini, di tenerla a freno in mezzo a un gran numero di persone. Altri perché, per la loro presunzione, hanno deciso di navigare in modo indipendente piuttosto che sotto la guida di un altro. Altri perché, in mezzo alle cose materiali, non sono in grado di astenersene. Altri vi entrano per diventare virtuosi, conducendo una vita ritirata. Altri per potersi infliggere torture per i propri peccati senza che alcuno lo sappia. Altri per poter acquistare gloria attraverso questa vita. Vi sono altri poi, seppure il figlio dell'uomo ne troverà ancora sulla terra quando verrà, che hanno sposato questa santa esichia per poter godere dell'amore e della dolcezza di Dio e saziare così la loro sete. Ma non l'hanno fatto prima di aver ripudiato ogni tipo di accedia, perché rimanere legati a quest'ultima è come commettere adulterio nei confronti della prima. Secondo la poca scienza che mi è stata data, come un architetto non certo sapiente, ho costruito una scala per permettere la salita. Ora ciascuno guardi in quale gradino si trova, considerando se è venuto per volontà di indipendenza, o per la gloria umana, o per la propria incapacità di dominare la lingua, o di tenere a freno l'ira, o per la gran quantità dei propri attaccamenti passionali, o per espiare i propri peccati, o per diventare virtuoso, o per acquistare un fuoco ancora più grande. Gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Le prime sette sono le opere della settimana del secolo presente, alcune gradite a Dio, altre no, mentre l'ottava è chiaramente un segno del secolo futuro. Osserva attentamente, o monaco solitario, i momenti in cui spuntano le bestie feroci, altrimenti non potrai tendere loro trappole adatte. Se la cedia che abbiamo ripudiato si è veramente dileguata, il lavoro è superfluo, ma se continua ad assalirci con impudenza, non so come sia possibile praticare l'esichia. Perché mai tra i santi monaci di Tabenesi non ci sono stati tanti luminari come tra i monaci di Cete? Chi può intendere intenda, io infatti non posso parlare, o piuttosto non voglio. Tra coloro che vivono in questo abisso, alcuni si dedicano a diminuire le loro passioni, altri salmeggiano e passano la maggior parte del loro tempo in preghiera, mentre altri ancora attendono alla contemplazione. Chi vuole approfondire la questione, tenga presente la figura della scala. Chi può comprendere, comprenda nel Signore. Vi sono anime pigre che vivono nei cenobi e, trovandovi abbondanti occasioni per alimentare la propria pigrizia, finiscono col perdersi del tutto. Ve ne sono altre poi che, grazie al fatto di vivere insieme ad altri, riescono a deporre la propria pigrizia. E ciò avviene non solo ai più negligenti, ma spesso anche a coloro che sono già pieni di zelo. Si può applicare la stessa regola all'esichia dicendo che molti che aveva accolto come idonei li ha poi respinti a causa della loro tendenza a vivere in modo indipendente, avendoli scoperti amanti dei piaceri. Altri invece, che aveva raccolto per la loro paura e la loro preoccupazione di subire la condanna, li ha poi resi zelanti e fervorosi. Nessuno osi assolutamente mettersi sulle tracce dell'esichia se è ancora turbato dalla collera, dall'orgoglio, dall'ipocrisia e dal rancore, perché non ne ricaverebbe altro che la propria follia. Chi si è purificato da tali passioni allora potrà conoscere quel che è bene per lui, ma credo che forse neanche lui potrà conoscerlo. I segni, le virtù e i tratti caratteristici di quanti praticano esichia in modo ragionevole sono i seguenti: mente insonne, pensiero puro, rapimento dell'anima in Dio, memoria continua dei castighi, pressante desiderio della morte, preghiera insaziabile, custodia inviolabile del cuore, estinzione della sensualità, ignoranza di qualsiasi attaccamento passionale, morte al mondo, assenza di ingordigia, predisposizione per la teologia, sorgente continua di discernimento, lacrime spontanee, perdita della chiacchiera e altri simili comportamenti, ai quali i più sono generalmente avversi. È
Ecco invece qual è la penuria di ricchezze spirituali propria di quanti non praticano l'esechia in modo ragionevole. Aumento dell'irascibilità, accumulo di rancore, diminuzione della carità, crescita dell'orgoglio e voglio tacere il resto. Giacché il nostro discorso è giunto a questo punto, è necessario considerare qui anche il caso di coloro che vivono nella sottomissione. Il nostro discorso, del resto, è rivolto soprattutto a loro. I tratti caratteristici di quanti hanno sposato in modo legittimo, senza adulterio né contaminazioni, questa bella e nobile virtù, secondo l'insegnamento dei padri Teofori, sono i seguenti, e sono tutte cose che giungeranno a perfezione nel loro tempo, purché noi ci sforziamo ogni giorno di svilupparle e di farle progredire. Crescita dell'umiltà iniziale, diminuzione dell'irascibilità, una volta votata la bile, infatti, come potrebbe essere altrimenti? Scomparsa di tutto ciò che ottenebra la mente, aumento della carità, affrancamento dalle passioni, liberazione dall'odio, diminuzione della sensualità grazie ai rimproveri subiti, ignoranza dell'accedia, aumento dello zelo, amore della compassione, abbandono della superbia, impresa quest'ultima che tutti si augurano di compiere, ma che pochi realizzano. Una fonte senza acqua non merita il nome di fonte, e chi ha intelligenza capisce ciò che voglio dire con questo. Una giovane sposa che non custodisce il proprio talamo contamina il proprio corpo, ma un'anima che non custodisce la promessa fatta contamina il proprio spirito. Per la prima le conseguenze sono rimproveri, odio, frustate e, cosa più deplorevole di tutte, il divorzio. Per la seconda, contaminazioni, oblio della morte, ingordigia del ventre, incontinenza degli occhi, ricerca della vanagloria, desiderio insaziabile del sonno, durezza di cuore, insensibilità, accumulo di pensieri cattivi e aumento dei consensi dati ad essi, prigionia del cuore, condotta irrequieta, disobbedienza, contestazione, diffidenza, cuore dubbioso, chiacchiere, attaccamento alle cose materiali e, cosa più grave di tutte, eccessiva familiarità e, cosa ancora più deplorevole, cuore privo di compunzione da cui, se non si sta attenti, nasce l'indolenza che è la madre degli spiriti maligni e delle cadute. Tra gli 8 pensieri cattivi, 5 assalgono coloro che praticano l'esechia e 3 coloro che vivono una sottomissione. Chi pratica l'esechia e combatte ancora contro l'accedia spesso perde più di quanto guadagna, perché il tempo che dovrebbe riservare alla preghiera e alla contemplazione lo spreca a cercare espedienti per lottare contro quella. Un giorno, mentre me ne stavo seduto nella mia cella in preda alla pigrizia e quasi meditavo di abbandonarla, alcuni uomini vennero da me e si misero a coprirmi di lodi per la mia vita di esicasta. Subito il pensiero della pigrizia fu scacciato da quello della vanagloria e si ritirò. E io sono rimasto sbalordito al vedere come questo demone a tre punte riesca ad opporsi a tutti gli spiriti maligni. Sorveglia continuamente gli impulsi e i turbamenti della tua consorte, le sue inclinazioni e i suoi movimenti, e guarda come si producono e dove tendono. Solo chi ha raggiunto la calma per mezzo dello Spirito Santo non ignora ciò che dico. La principale opera dell'esechia è l'assenza di preoccupazioni nei confronti di tutte le cose, sia ragionevoli che irragionevoli, perché chi aprirà la porta alle prime certamente si imbatterà anche nelle seconde. La seconda opera dell'esechia è la preghiera incessante. La terza, l'attività inviolabile del cuore. È impossibile, secondo natura, che chi non conosce l'alfabeto possa studiare sui libri. Ma è ancora più impossibile che chi non ha raggiunto la prima opera possa praticare a dovere le altre due. Una volta, mentre ero intento all'opera che sta in mezzo alle altre due, mi ritrovai nella condizione propria di coloro che hanno raggiunto questo grado intermedio. Ero assetato ed egli mi illuminava, ma poi mi ritrovavo nuovamente in quella stessa condizione. Gli chiesi cosa fosse prima di prendere forma visibile, ma non poté insegnarmelo perché il sovrano non lo permetteva. Gli chiesi allora in quale condizione si trovasse attualmente e mi rispose di trovarsi nella condizione a lui propria, non in questa. Ed io, cosa significa stare e sedere alla destra di colui che è il principio di tutte le cose? Mi disse, è impossibile essere iniziati a questi misteri per mezzo di parole. Allora gli chiesi di condurmi là dove mi attirava il mio ardente desiderio, ma quello mi rispose che non era ancora giunta l'ora, perché mi mancava ancora il fuoco dell'incorruttibilità. Non so se queste cose le abbia vissute con il mio corpo di terra o senza di esso. È difficile scuotersi di dosso il sonno di mezzogiorno, soprattutto nelle ore estive.
Soltanto allora forse non si dovrà disdegnare il lavoro manuale. Ho scoperto che il demonio della cedia prepara e spiana la via a quello della fornicazione, in modo che dopo che l'uno ha violentemente indebolito il corpo e lo ha sprofondato nel sonno, l'altro possa contaminare gli esicasti con immagini impure, come se fossero svegli. Se tenti di resistere con forza a questi demoni, certamente ti combatteranno con ancora più violenza, per farti desistere dalle tue lotte, facendoti credere che non ti servono a nulla. Ma nulla dimostra con più evidenza la sconfitta dei demoni, come la violenza con cui ci fanno guerra. Quando esci, custodisci ciò che hai accumulato. Quando si apre la porta, infatti, gli uccelli in gabbia volano via, e allora non trarremo più alcun guadagno dall'esichia. Un minuscolo capello dà fastidio all'occhio. Così la minima preoccupazione fa scomparire l'esichia. L'esichia è infatti l'eliminazione di ogni rappresentazione mentale e la rinuncia a ogni preoccupazione ragionevole. Chi ha veramente raggiunto l'esichia non si preoccupa più neppure della sua stessa carne. Non mente infatti colui che ha promesso. Chi vuole presentare a Dio una mente pura ed è agitato dalle preoccupazioni è simile a chi, dopo essersi legato i piedi con stretti vincoli, pretendesse di camminare velocemente. Sono rari coloro che sono perfettamente istruiti nella sapienza mondana, ma io dico che sono ancora più rari coloro che possiedono la sapienza divina della vera esichia. Chi non ha ancora conosciuto Dio non è adatto per l'esichia e va incontro a molti pericoli. L'esichia soffoca gli inesperti perché essi, non avendo gustato la dolcezza di Dio, consumano il loro tempo a lasciarsi ridurre in prigionia e derubare dai demoni, ad abbandonarsi alla cedia e alle distrazioni. Chi ha toccato con mano la bellezza della preghiera fuggirà alle folle come un onagro. Chi infatti, se non questa, lascia libero l'asino selvatico da ogni rapporto umano. Chi è ancora circondato dalle passioni e vive nel deserto, non può che dedicare la sua attenzione alle loro chiacchiere. Come mi ha anche detto e insegnato un santo anziano, voglio dire Giorgio Arsilaita, che anche a te, o venerabile padre, non è completamente sconosciuto. Costui una volta, mentre istruiva e guidava un'anima incapace nei primi rudimenti dell'esichia, mi disse: «Ho notato che in genere al mattino vengono i demoni della vanagloria e della concupiscenza, a mezzogiorno quelli della cedia, della tristezza e dell'ira, e alla sera i sordidi tiranni del miserabile ventre. Meglio un poveretto che vive in obbedienza di un esicasta soggetto alle distrazioni. Chi abbraccia l'esichia come con giudizio, ma poi non ne vede ogni giorno i frutti, è perché non la pratica con giudizio, oppure perché si lascia derubare dall'orgoglio. L'esichia è un culto ininterrotto reso a Dio, ed uno stare sempre alla sua presenza. La memoria di Gesù faccia tutt'uno con il tuo respiro, e allora conoscerai l'utilità dell'esichia. È la volontà propria che fa cadere chi vive in obbedienza, ma è l'interruzione della preghiera che fa cadere l'esicasta. Se ti rallegri quando ricevi visite nella tua cella, sappi che non stai dedicando il tuo tempo a Dio, ma soltanto alla cedia. Modello di preghiera sia per te quella vedova che aveva ricevuto un torto da parte di un suo avversario, e modello di esichia il grande esicasta Arsenio, uguale agli angeli. Tu che vivi nella solitudine, ricordati della condotta di quel grande esicasta e considera come gli spesso abbiamo mandato via coloro che venivano a visitarlo per non perdere la cosa più importante. Ho scoperto che i demoni persuadano coloro che girovagano senza motivo a visitare sempre più spesso coloro che praticano con giudizio l'esichia, per poter ostacolare almeno un po' attraverso di loro quei bravi operai. Ma tu, mio caro, tieni d'occhio questi tali e per motivo di pietà non esitare a contristare codesti scioperati. Forse, infatti, grazie a tale tristezza smetteranno di girovagare. Comportandoti così, però, guardati da contristare senza motivo un'anima assetata, che viene da te ad attingere acqua. In tutto hai bisogno del lume, del discernimento. La vita degli esicasti, o piuttosto di ogni monaco, deve essere guidata dalla coscienza e dal senso interiore. Chi compie la sua corsa con giudizio e ordina ogni sua attività, ogni sua parola, ogni suo pensiero, ogni suo passo, ogni suo proposito e ogni suo movimento secondo il Signore, costui agisce con l'intimo senso dell'anima e a cospetto del Signore. Se però si lascia distrarre, non vive ancora secondo la virtù. Esporrò sulla cetra la mia difficoltà e la mia volontà, ha detto qualcuno a causa di un discernimento ancora insufficiente, ma io manifesterò la mia volontà attraverso la preghiera e di là riceverò piena certezza.
La fede è l'ala della preghiera. Senza di essa la mia preghiera tornerà di nuovo nel mio seno. La fede è stabilità incrollabile dell'anima, non scossa da alcuna contrarietà. L'uomo di fede non è chi crede che Dio può tutto, ma chi crede di poter ottenere tutto. La fede è dispensatrice delle cose che non osiamo sperare, ed è ciò che ha dimostrato il ladrone. Madre della fede è la fatica, unita a un cuore retto. Se quest'ultimo la rende salda, la prima la costruisce. La fede è madre degli esicasti. Chi infatti non ha la fede, come può praticare l'esichia? Chi è stato incatenato e messo in prigione ha paura di colui che può infliggergli la pena, e chi dimora nella calma della propria cella genera in se stesso il timore del Signore. Il primo non teme così tanto il tribunale quanto il secondo il giudizio del sommo giudice. Nell'Esichia, o mio eccellente amico, hai bisogno di molto timore, perché niente è così efficace per scacciare la cedia. Il condannato sta continuamente allerta per vedere quando il giudice si presenti alla prigione. Il vero operaio per vedere quando venga chi lo solleciti a uscire dalla vita. Il primo si porta legato a un carico di tristezza, il secondo una fonte di lacrime. Se impugni il bastone della pazienza, subito i cani cesseranno di comportarsi da sfrontati. La pazienza è lo sforzo tenace dell'anima che non si lascia turbare da alcun rumore, ragionevole o irragionevole che sia. La pazienza è un argine posto alla tribolazione, che l'accoglie ogni giorno. Il paziente è un operaio infallibile che anche con le sue cadute riporta la vittoria. La pazienza è la recisione di ogni occasione di distrazione e l'attenzione a se stessi. L'operaio della virtù non ha tanto bisogno di cibo quanto di pazienza. La mancanza del primo gli varrà una corona, ma la mancanza della seconda lo condurrà alla perdizione. L'uomo paziente è già morto prima di andare nella tomba, perché ha fatto della cella la propria tomba. La pazienza è figlia della speranza e dell'afflizione. Chi infatti è senza queste due cose è schiavo della cedia. Il lottatore di Cristo deve conoscere quali nemici scacciare da lontano e a quali permettere di lottare con lui a corpo a corpo. A volte la lotta procura la corona e altre volte il rifiuto della lotta squalifica i lottatori. Non è possibile insegnare tale cose a parole perché non abbiamo tutti le stesse qualità e lo stesso carattere. Tra gli spiriti maligni ce n'è uno che devi tenere d'occhio con particolare vigilanza, perché da parte sua ti fa guerra incessantemente. Quando stai in piedi, quando cammini, quando sei seduto, quando ti muovi, quando ti corichi, quando preghi e quando dormi. Tra coloro che si sono messi sulla strada dell'Esechia, alcuni si esercitano incessantemente sulle parole: davanti a me vedevo sempre il Signore. Non sono tutti dello stesso tipo, infatti, i pani del frumento celeste che ci danno nutrimento spirituali. Altri meditano le parole: con la vostra pazienza guadagnerete le vostre anime. Altri vegliate e pregate. Altri prepara le tue opere in vista della tua partenza. Altri mi sono umiliato e mi ha salvato. Altri le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura. Altri infine meditano continuamente per paura che non vi rapisca e non vi sia chi vi liberi. Tutti corrono, ma uno solo di questi conquista il premio senza fatica. Chi ormai è progredito nell'esichia sta in attività non solo quando è sveglio, ma anche quando dorme. Per questo alcuni anche durante il sonno insultano i demoni che si avvicinano a loro e richiamano la castità alle donne dissolute. Non attendere visite e non fare preparativi per esse, perché la condizione di chi pratica l'esichia è assolutamente semplice e libera da ogni vincolo. Nessuno, volendo costruire una torre, ovvero una cella per l'esichia, intraprende l'opera prima di essersi seduto a calcolare e valutare con la preghiera se ha le capacità di portarla a compimento, per evitare che dopo aver gettato le fondamenta, egli diventi un oggetto di scherno per i suoi nemici e un ostacolo per gli altri operai. Stai bene attento che la dolcezza che viene a visitare la tua anima non ti sia stata per caso propinata a tradimento da qualche medico crudele, o piuttosto da qualche perfido ingannatore. Di notte dedica la maggior parte del tempo alla preghiera e una piccola parte alla salmodia. Di giorno, poi, regolati secondo le tue forze. La lettura, poi, è in grado di illuminare e di raccogliere non poco la mente, perché quelle sono parole dello Spirito Santo e certamente mettono ordine in coloro che le frequentano. Tu sei un operaio, abbi le tue pratiche,
Mettere in pratica queste, infatti, rende inutili le altre letture. Cerca di illuminare quelle parole salutari con le tue fatiche più che con i libri. Non accostarti a opere che hanno un senso allegorico prima di aver acquisito la forza spirituale. Essendo infatti parole oscure, gettano nell'oscurità chi è debole. Spesso una sola coppa basta a farci capire il sapore di un vino. Ugualmente, una sola parola di un esicasta a chi è capace di gustarne il sapore può rivelare tutta la sua attività e condizione interiore. Non distogliere mai l'occhio della tua anima dall'orgoglio, perché non c'è furto che possa danneggiarci più di questo. Quando esci, risparmia la lingua, perché essa è in grado di sperperare in un attimo le tue molte fatiche. Sforzati di non essere curioso, perché la curiosità è in grado di contaminare l'esichia come nessun'altra cosa. Ai tuoi visitatori offri il necessario, intendo sia per il corpo che per lo spirito. Se sono più sapienti di noi, dimostriamo la nostra sapienza con il silenzio. Se invece sono fratelli come a noi, apriamo loro con moderazione la porta delle nostre labbra. Comunque, è sempre meglio ritenere che siano superiori a noi. A chi è ancora principiante, avrei voluto vietare del tutto il lavoro manuale durante le sinassi, ma me l'ha impedito colui che per tutta la notte portava la sabbia con il suo mantello. Come alla dottrina del dogma della santa, increata e adorabile Trinità si contrappone la dottrina dell'incarnazione di una delle persone di questa Trinità degna di ogni lode, poiché ciò che là è plurale e qui è singolare, e ciò che là è singolare e qui è plurale, così altre sono le attività adeguate all'esichia, e altre quelle adeguate all'obbedienza. Il divino apostolo dice: chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? Ma io dico: chi ha mai conosciuto la mente di colui che pratica l'esichia nel corpo e nello spirito? La potenza del re dipende dalla sua ricchezza e dal gran numero dei suoi sudditi. La potenza dell'esicasta dalla ricchezza della sua preghiera.